Avvocato Francesca Fusteri, presidente della Camera Penale del Tribunale di Marsala. I penalisti marsalesi, così come i penalisti italiani, partecipano a queste tre giornate di astensione dalle udienze, salvo quelle previste per legge. Perché, Avvocato? E allora, noi in qualità come Camera Penale di Marsala abbiamo aderito all'astensione appunto proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane per queste tre giornate, proprio per in qualche maniera contrastare quelli che sono i meccanicismi che sono stati introdotti dalla riforma Cartabia. Abbiamo cercato interlocuzioni da parte del Ministro Nordio, ma oggi sono rimasta ancora lettera morta con riferimento al fatto che sono stati introdotti con la riforma determinati appunto istituti che limitano fortemente il diritto di difesa e soprattutto a scapito dei cittadini, perché purtroppo le garanzie dei cittadini, nonché anche i diritti inviolabili degli stessi, non possono certamente essere barattati e sacrificati con logiche efficientistiche volute appunto dallo Stato con riferimento proprio al PNRR. La battaglia, i temi più pregnanti relativi appunto a questa adesione, all'astensione, sono relativi intanto noi diciamo no al sistema carceri-centrico. Ci sono stati grandissimi purtroppo eventi spiacevoli di suicidi in carcere e purtroppo lo Stato non fa nulla, il governo non fa nulla per porre rimedio al sovraffollamento, non si parla più di amnistia e di indulto, è stato limitato fortemente il diritto all'impugnazione introducendo delle tecniche diciamo di redazione non soltanto dei motivi d'appello ma altresì per quanto riguarda l'elezione del domicilio, che limitano fortemente il diritto appunto di impugnare da parte del difensore, soprattutto per i soggetti che appunto vengono assistiti d'ufficio. Così come ad esempio sono state allargate le possibilità di intercettazioni nonostante vi siano delle norme che prevedano l'ostacolo di dover pubblicare delle intercettazioni tra il difensore e il proprio assistito, che sono appunto in violazione di legge, nonché pubblicare delle intercettazioni che fanno riferimento a soggetti che non sono indagati nei procedimenti. Hanno allargato alcune fattispecie di reato e sostanzialmente tutti questi lacci e lacciuoli introdotti dalla riforma Cartabia, in qualche maniera chiediamo che venga fortemente riformato il sistema processuale penale e che venga in qualche maniera data di nuovo dignità ai cittadini. Avvocato, il nostro Parlamento, a cui evidentemente voi vi rivolgete per modificare la legge Cartabia, è il Parlamento in percentuale in Europa con più presenze di avvocati, se si pensa che il Presidente del Senato è un suo collega. Avete una difficoltà di dialogo o è il mondo politico non legale che prevale? Credo che la risposta sia data proprio dal mondo politico, perché è vero, ci sono tantissimi avvocati che fanno parte appunto del Parlamento, abbiamo fatto dei tavoli con l'Unione delle Camere Penali, sono stati proprio dei tavoli di lavoro, però evidentemente poi a livello politico non si recepiscono quelle che sono le quantomeno direttive pratiche che qualcuno che è abituato, gli avvocati sono abituati appunto sul campo ad affrontare ogni giorno le varie udienze, poi in realtà non vengono assolutamente recepite da parte della politica. Se riceverete alcun tipo di risposta, questi tre giorni sono il preludio di altri punti di manifestazione? Credo a livello nazionale proprio di sì, perché davvero c'è stato un periodo precedente di agitazione che ha portato poi a questi tre giorni di astensione, proprio per cercare in qualche maniera di avere risposta da parte del Ministro Nordio, che è colui che dovrebbe in qualche maniera poi portare avanti quelle che sono le riforme da noi tanto agognate. Esatto.